A un anno e mezzo dal primo caso rilevato nel paese, il governo argentino ha annunciato le nuove norme riguardanti la pandemia da Covid-19. È stato abolito l'uso della mascherina negli spostamenti normali all'aperto e ci sarà una progressiva riapertura delle frontiere agli stranieri. In una conferenza stampa, il ministro della Salute, Carla Vizzotti, ha indicato che questo allentamento delle misure è stato reso possibile da una forte diminuzione dei casi di coronavirus nelle ultime settimane, ma anche da ritardo nell'ingresso della variante Delta e dall'avanzamento del piano vaccinale. Dal 1 ottobre poi sarà autorizzata la partecipazione del pubblico a eventi di massa all'aperto come concerti e partite di calcio per il 50% dei posti disponibili all'interno della struttura. Ma come hanno appreso la notizia gli abitanti del secondo stato più esteso dell'America Latina? Lo abbiamo chiesto a Janina Filippetti, che vive da sempre a Cordoba, nell'Argentina centrale. Casalinga di 41 anni, Janina ha un forte legame con l'Italia grazie al papà Luigino, nato a Fano, e ai familiari del nostro territorio con i quali rimane in contatto. Janina, come ha vissuto questo anno e mezzo di pandemia e quali sono stati i mesi o i momenti più difficili? Ha stato veramente la situazione del Covid all'inizio, sono state prese misure da regione isolamento totale, era tutto chiuso, le chiese, le bar, enti pubblici, banchi. Oggi è tutto aperto perché abbiamo l'elezione e le politiche di turno, non so come si dice, hanno perso e hanno fatto che si deve aprire tutto, che non dobbiamo mettere le mascherine, che non è, che va bene senza, e il popolo ha fatto: oh Madonna, non è così, non ha fiducia, e la gente ha paura con questa decisione perché non va. Il primo decesso da Covid in Argentina era stato registrato il 7 marzo 2020, 4 giorni dopo la scoperta del primo contagio. Ad oggi si contano più di 114.000 morti, di cui 92 nella giornata di ieri, e oltre 5.200.000 contagiati, più 1.538 in 24 ore. Numeri importanti, ma in calo, ci spiega Janina, visti gli oltre 46 milioni di abitanti. Nonostante i dati confortanti, però, c'è ancora preoccupazione. Non è che nulla i contagi, però per tanta quantità di gente, per esempio nella mia provincia del Rio Quarto, è nulla. Due contagi nella mia città, che ha 200.000 di persone, è poco. E le vaccinazioni come vanno avanti? La vaccinazione è la prima dose, è il 64% della gente. Con la seconda dose è il 45% più o meno. Il Green Pass invece non esiste in Argentina per accedere ai luoghi di socialità o negli ambienti di lavoro, ma come ci spiega Janina, viene richiesto un passaporto sanitario soltanto per uscire dal paese. No, non ti dicono: mi dai il passaporto, dopo ti metti al ristorante. No. Ci sono delle proteste? Sì, moltissimi. E prima erano le proteste per troppa restrizione, dopo si è tranquillizzato più o meno, e adesso è la protesta perché non è normale, non è, è propriamente un casino, di un giorno all'altro dire tutto libero e senza mascherine, non va.